Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento di presentazione della misura 141, esperienza del cittadino nei servizi pubblici del comune. Oggi, appunto, dopo un impegnativo percorso che ha coinvolto gli uffici comunali, siamo lieti di annunciare, la pubblicazione del nuovo sito istituzionale. App Municipium e lo sportello telematico polifunzionale. Lo sportello telematico permetterà sostanzialmente a tutti i cittadini di inviare pratiche online 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi non sarà più necessario recarsi in comune, magari prendendo un permesso dal lavoro o sperando che l'ufficio comunale sia aperto, ma come dicevo, si potrà inviare una pratica da casa o da qualunque altro luogo. L'obiettivo centrale della misura in toto è quello di mettere il cittadino al centro. Prima di addentrarci in quella che è la presentazione di oggi, lascio subito la parola al vice sindaco per i doverosi saluti iniziali. Quindi, buonasera e a lei la parola. Sì, buonasera a tutti, siamo lieti di entrare nel sistema digitale attraverso i finanziamenti del PNRR e quindi anche il Comune di Senna entra nel mondo della digitalizzazione attraverso questo sito, che dà un sacco di opportunità e, come diceva lei prima, riduce davvero di tanto i tempi che si perdono per la presentazione dei documenti. Auguro a tutti un buon corso e buona visione a tutti. Grazie mille all'amministrazione per l'intervento. Direi che adesso possiamo entrare in quello che è l'evento di oggi. Quindi lascio subito la parola a Sofia che ci farà vedere la parte di sportello telematico e successivamente con Daniele vedremo un po' la struttura del sito e di App Municipium. Quindi ciao Sofia e ti passo la parola. Perfetto, grazie mille. Buonasera a tutti. Sono Sofia Suardi del gruppo Maggioli e mi occuperò di presentarvi durante l'incontro di oggi lo sportello telematico. Come anticipava già prima il mio collega, lo sportello telematico non è altro che uno strumento che consente al cittadino di presentare istanze direttamente in formato telematico all'amministrazione, quindi in totale comodità, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Quella che vedete all'interno dello schermo è la homepage dello sportello telematico del Comune di Senna Lodigiana. In cima potete ritrovare la barra di ricerca che consente sostanzialmente di filtrare all'interno dello sportello per contenuto, quindi utilizzando semplicemente delle parole chiave sarà possibile effettuare una ricerca all'interno dei contenuti dello sportello e filtrare quindi tutti i contenuti presenti. Come vedete, di seguito invece all'interno della homepage si ritrovano una serie di bottoni tematici che sono strutturati appunto per tema e ordinati in ordine alfabetico. Tant'è che l'obiettivo dello sportello è quello di agevolare l'utilizzo da parte dell'utente e quindi anche il fatto che siano i bottoni strutturati in questa modalità agevola sicuramente la ricerca dei servizi e dei contenuti. Vi prendo ad esempio un bottone, ad esempio il bottone dei servizi demografici. Come vedete, se io clicco sopra al bottone tematico, accedo ad una pagina dove mi ritrovo elencati tutti i servizi che sono raggruppati sotto al tema dei demografici, sempre ordinati in ordine alfabetico. Quindi anche in questo modo il cittadino è agevolato nella ricerca del servizio e come vedete il bottone dei servizi demografici è uno dei bottoni particolarmente popolati all'interno dello sportello, ciò significa che sono presenti molti servizi all'interno di un singolo bottone ed è possibile orientarsi tra le pagine dei vari servizi spostandosi o con le frecce direzionali che vedete e trovate in basso, oppure semplicemente cliccando i bottoni numerici per spostarsi da una pagina all'altra. Un altro modo per ricercare un servizio all'interno di un bottone, anche forse più semplice e intuitivo, è quello di utilizzare la barra di ricerca che si ritrova sotto al nome del bottone stesso. Quindi basta cliccare sulla barra, inserire una parola chiave e semplicemente cliccare su Applica per effettuare una ricerca a filtro all'interno del bottone stesso. A questo punto ritorno
sulla home page dello Sportello e vado ad effettuare una ricerca all'interno dei contenuti di Sportello utilizzando la barra di ricerca che vi ho mostrato prima. Ricerco ad esempio un servizio che può essere Albo Scrutatori e clicco su cerca. A questo punto il sistema va a restituirmi tutti i risultati che possono essere associati alle parole chiave che io ho ricercato. Prendiamo ad esempio il servizio iscriversi all'albo degli scrutatori, giusto per farvi vedere come è strutturato ciascun procedimento interno a Sportello. La struttura è sempre la stessa e ritroviamo due pagine informative. Quando clicchiamo sul nome del servizio, sul nome del procedimento, approdiamo la prima pagina informativa associata a quel servizio. In questo caso ritroviamo una breve descrizione del servizio oltre al titolo del servizio di interesse. Ogni cittadino ha la possibilità di essere informato relativamente al servizio, quindi farsi un'idea riguardo al servizio in oggetto per cui vuole presentare domanda. In questo caso si ritrova anche una serie di approfondimenti, quindi esclusioni per legge piuttosto che nomina degli scrutatori, e di seguito in fondo alla pagina si ritrova l'area dei servizi, dove possiamo ritrovare due possibili servizi di accesso che sono l'iscrizione all'albo e la cancellazione dall'albo. Quindi sarà possibile per entrambi i servizi compilare una domanda da inviare poi all'amministrazione. Prima di accedere alle pagine relative dei servizi e mostrarvi come si presenta effettivamente una pratica, vi faccio vedere che in cima, a fianco al titolo, nella prima pagina informativa, ritroviamo il bottone normativa di riferimento. Se l'utente clicca sopra il bottone, approda alla pagina di indicenormativa.it, dove si ritroverà classificate le norme nazionali, regionali o comunali e potrà accedere direttamente al testo normativo. A questo punto scorro in fondo alla pagina e clicco sul servizio iscrizione all'albo degli scrutatori. Cliccando all'interno dell'area servizi, approdiamo ad un'ulteriore pagina informativa sempre associata allo stesso procedimento, relativa in questo caso all'iscrizione all'albo degli scrutatori, dove possiamo ritrovare una serie di specifiche relative al servizio. Quindi viene specificato a chi è rivolto il servizio, come fare per accedervi, e cliccando sulla tendina moduli da compilare, documenti da allegare, ritroviamo il modulo principale di domanda, che è scaricabile anche in PDF, cliccando sul bottoncino che ritrovate da parte, al titolo, e i relativi allegati in elenco, che possono essere obbligatori o non obbligatori, o comunque previsti per la presentazione della domanda. Si riportano poi ulteriori specifiche relative ai costi, piuttosto che a cosa serve, per la presentazione dell'istanza, cosa si ottiene, i tempi e le scadenze previste, condizioni di servizio, contatti con l'ufficio di riferimento che gestisce l'istruttoria di quella pratica, ulteriori informazioni, strumenti di tutela, come riferimento al responsabile della tutela amministrativa e della tutela giurisdizionale. Se noi torniamo in cima, come vedete, ci viene segnalato accedi al servizio sotto al titolo del servizio, ma anche in questa sezione ci viene riportato il bottone accedi al servizio e ci dice sostanzialmente che per accedere a questo servizio, per presentare domanda, noi dobbiamo autenticarci. Finora io vi ho mostrato tutto quello che l'utente può vedere senza essere autenticato, tant'è che noi, nel rispetto del decreto sulla trasparenza, dobbiamo garantire che tutti i contenuti a Sportello, compresa la modulistica, siano visibili al cittadino. Solo per presentare domanda in formato telematico, il cittadino deve necessariamente autenticarsi attraverso uno dei tre sistemi riconosciuti da Sportello. Quindi se noi clicchiamo, in questo caso, su accedi al servizio non essendo autenticati, il sistema ci dice che per presentare l'istanza e accedere quindi al modulo telematico dobbiamo autenticarci tramite SPID, CIE o CNS. In questo caso io mi autenticherò tramite SPID. Perfetto, consento l'accesso. Ok, come vedete mi riporta subito sulla pagina per la presentazione dell'istanza.
Selezioniamo letto compreso l'informativa sulla privacy, che può sempre essere letta cliccando sul link informativa sulla privacy. Ci riporta sostanzialmente alla pagina del sito istituzionale del comune dove ritroviamo il testo da consultare. A questo punto, una volta fleggato, letto e compreso l'informativa sulla privacy, proseguiamo cliccando su avanti e si apre il modulo telematico di compilazione. Quindi andremo ad inserire i nostri dati anagrafici. Ok. Perfetto. Qui andremo ad inserire poi l'indirizzo di domiciliazione, quindi l'indirizzo di posta elettronica dove vorremmo far arrivare tutte le informazioni e le comunicazioni relative al procedimento. In questo caso io andrò ad inserire la mia mail. Ok, quindi qui di seguito potremo inserire il titolo di studio, istituto. Tutti, andremo a compilare tutti i dati che, come vedete, sono contrassegnati da dal colore arancione. Quindi tutti i dati obbligatori che voi ritrovate all'interno del modulo verranno contrassegnati dal colore arancione e dovrete obbligatoriamente compilarli in modo da poter ultimare la compilazione dell'istanza, altrimenti il sistema andrà a segnalarvi che l'istanza è incompleta e non vi consentirà l'invio all'amministrazione. Quindi una volta conclusa la compilazione di tutti i campi obbligatori del modulo, andrete ad effettuare il salvataggio e, come vedrete, il sistema vi restituirà, essendo stati compilati tutti i campi obbligatori, che l'istanza può essere inviata direttamente all'ufficio competente per questa istruttoria. Quindi semplicemente cliccando su invia l'istanza verrà inviata direttamente all'amministrazione. Vi faccio vedere in particolare che una volta autenticati avrete accesso anche all'area personale. Basterà cliccare sul nome utente e selezionare area personale. A questo punto, direttamente cliccando sulle mie pratiche, l'utente avrà la possibilità di consultare l'elenco di tutte le pratiche che ha presentato e inviato già alla vostra amministrazione, ma anche delle pratiche che sono in formato bozza e che quindi non sono ancora state inviate o che sono comunque da ultimare. Per cui, ad esempio, se noi clicchiamo sull'ultima presentata, che è quella che stavamo compilando adesso, come potete vedere ci ritroviamo sulla stessa pagina dove dobbiamo inviare l'istanza. Vi faccio vedere che se noi torniamo, ad esempio, su dati generali e riapriamo l'istanza, possiamo modificarla piuttosto che concludere la compilazione nel caso in cui l'istanza sia incompleta. Oppure nel caso in cui un'istanza preveda il caricamento anche di eventuali allegati, vi mostro come effettuare il caricamento. Ad esempio, in questo caso è previsto solo il documento di identità, che non è nemmeno obbligatorio, perché autenticati tramite SPID, CIE o CNS, se già riconosciuti dal sistema. Mi inserisco un allegato prova, giusto per farvi vedere, nel caso in cui sia previsto il caricamento di un allegato per una modulistica, come effettuare il caricamento. Io ora lo inserisco in altri allegati, ho inserito un titolo prova, giusto per effettuare questa prova di caricamento. Come vedete ci dice altri allegati, quindi a caricare l'allegato, clicchiamo sul simbolo di caricamento, clicchiamo e selezioniamo scegli un file, e andiamo a selezionare un file in formato PDF. In questo caso io andrò a caricare questo documento PDF, cliccherò su carica, e una volta effettuato il caricamento potrò proseguire. Il sistema ci dice che l'istanza è completa e potremo poi di seguito sempre cliccare sul tasto invia l'istanza per inviare l'istanza all'amministrazione. Questi sono, diciamo, i passaggi di consultazione dello sportello telematico, quindi come vedete la struttura è abbastanza intuitiva. I contenuti dello sportello possono essere ritrovati sia attraverso la barra di ricerca, quindi filtrando tutti i contenuti dello sportello semplicemente accedendo tramite i bottoni di ricerca, che danno già un'organizzazione
un po' più ristretta ai contenuti presenti a sportello, e il passaggio per la presentazione della pratica è semplicemente quello di accedere alla pagina dei servizi, accedere al servizio autenticandosi tramite uno dei formati riconosciuti a sportello, quindi SPID, CIE e CNS, e dopodiché compilare il modulo di domanda con tutti i campi obbligatori, caricare eventuali allegati e inviare poi l'istanza direttamente all'amministrazione competente. Spero di essere stata chiara, e nel caso in cui abbiate dubbi potete sempre utilizzare la chat per eventuali domande. Vi ringrazio intanto per l'attenzione e ripasso la parola al mio collega. Grazie mille Sofia, abbiamo visto appunto la struttura a 360 gradi del nuovo sportello. Sicuramente ci sarà una fase di transizione, però ecco, avete visto che la presentazione poi della pratica è guidata e assistita. Adesso lascio la parola invece a Daniele, che ci farà vedere invece una panoramica sul nuovo sito istituzionale, e poi ci focalizzeremo su quella che è App Municipium. Quindi ciao Daniele, e a te la parola. Ciao Roberto, buona serata a tutti. Io sono Daniele Spada di Maggioli e, come anticipato il mio collega, vi faccio vedere lo scheletro, com'è proprio fatto effettivamente il nuovo sito comunale del comune di Senna Lodigiana. Partiamo dal rimando in alto a sinistra alla regione d'appartenenza, quindi la regione Lombardia. Basta un clic per essere poi buttati direttamente sul portale della regione. A destra abbiamo l'accesso all'area personale, quindi tutti i metodi di autenticazione, SPID, CIE, CNS, IDAS, eccetera, eccetera, e un tasto di ricerca sotto che ci permette ai cittadini di muoversi più velocemente all'interno del sito. Quattro tasti principali: amministrazione, novità, servizi, vivere il comune, in cui si snoda tutto il sito, quindi tutto ciò che voi cercate all'interno del sito è trovabile all'interno di questi quattro tasti. Mentre sulla destra il tasto tutti gli argomenti aiuterà i cittadini a trovare a cascata tutto ciò che preferiscono. In primo piano, nella home, vediamo sicuramente le notizie, ma quello che salta all'occhio è la notizia principale, quindi la notizia che ha più rilevanza rispetto alle altre, in questo caso il bando di assegnazione alloggi servizi abitativi pubblici. Al di sotto troviamo, sempre con le relative immagini, altre tre notizie che sono considerate sì importanti, ma non così importanti come la prima che abbiamo visto. Al di sotto ancora ne troviamo altre tre. Queste tre gerarchicamente sono ancora meno importanti, in questo caso sono anche le più vecchie e non hanno, come vedete, l'immagine. Dopodiché, cliccando sul tasto tutte le notizie, c'è la possibilità di andare a vedere tutte le notizie che sono state inserite all'interno del sito comunale da quando è stato reso disponibile online. Se io cittadino ho bisogno di andare a trovare qualcosa che ha a che fare con la politica e non so come cercarlo più velocemente, sulla destra abbiamo il tasto di categorizzazioni. Quindi, cliccando su politica, io potrò andare a navigare sulle nozioni che hanno a che fare con la politica. Tornando in home page, scrollando verso il basso la nostra pagina, troviamo la bacheca degli eventi. La bacheca degli eventi funziona come un calendario da scrivania, visualizzazione con mese, anno, il numero del giorno e cosa succede all'interno di quel giorno o all'interno di quell'evento. Basta cliccare che si apre in grande l'evento stesso. Stesso funzionamento delle notizie, tutti gli eventi mi permette di andare a vedere quelli antichi e di essere sempre al corrente sulle categorie. Tre argomenti in evidenza, in questo caso gestione dei rifiuti, accesso all'informazione e istruzioni. Quindi una specie di notizia riportata come argomento in evidenza, qualcosa che il cittadino deve sapere. Al di sotto, in ultimo, sono riportati i siti tematici, quindi dei veri e propri tasti che mandano su un'altra pagina che hanno a che fare con sportello telematico, amministrazione, NPR, calcolo IMU, eccetera, eccetera. Quindi tutti riportati con il colore del sito comunale all'interno di questo pannello. In ultimo ci sono i contatti, quindi modulo FAQ, una richiesta di assistenza diretta, il fatto di poter chiamare direttamente il comune con il numero già indicato, la possibilità di prenotare un appuntamento, quindi che va a velocizzare tutto il processo di appuntamenti, evitando quindi chiamate, mail, messaggi, suonate di campanello, rendendo tutto molto più snello e tutto più agile. In ultimo ci sono dei servizi, che poi andiamo a vedere meglio con l'app di Municipium, in cui il cittadino può segnalare un qualcosa, un problema che non funziona all'interno dell'ente comunale. Questa segnalazione perverrà ai dipendenti comunali, che se ne occuperanno fino a quando non verrà risolta.
Abbiamo un sistema di valutazione 5 stelle per la completezza e la chiarezza delle informazioni all'interno del sito. E in ultimo, nel footer, sono riportate tutte le cose che ho appena spiegato. Quindi nell'amministrazione abbiamo tutto questo che vedete, nelle categorie di servizio questi, novità di vivere in comune questo. Non è altro che ciò che viene riportato all'inizio e viene spiegato in modo più analitico, senza dover cliccare una volta in più all'interno del footer. Concludendo con i contatti, in cui sono riportati il nome del comune, dove è sito, il codice fiscale, la partita IVA, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la parte del sito comunale, è questa. Ora ci proiettiamo all'interno dell'app di Municipium. Un secondo, eccola qua. Immaginate di avere in mano un telefono cellulare, anzi, un secondo, devo riavviare l'emulatore, che ha perso il contatto. Intanto che lasciamo Daniele nella fase appunto di ripristino dell'app, vi ricordo che appunto la presentazione di oggi rimarrà a disposizione, quindi la potrete tranquillamente utilizzare come video tutorial, quindi poi forniremo anche al comune il video dell'evento, che così almeno poi anche i singoli cittadini potranno tranquillamente rivederla quando vogliono. Quindi ripasso la parola a Daniele. C'è un secondo che sta caricando. Allora, eccoci qua, siamo arrivati finalmente. Immaginate che quello che vedete ora sullo schermo sia il vostro cellulare. Quindi attraverso questo tasto potete andare a selezionare il vostro ente. Come vedete sono presenti 1439 municipalità in tutta Italia e potete destreggiarvi tra l'una e l'altra. Nella fattispecie, ora, Senna Lodigiana ha questo layout grafico. Si parte in primo piano con una fotografia, il nome del comune e la provincia d'appartenenza. Sempre in home page troviamo i rifiuti, i punti di interesse, tutte le notizie, il calendario degli eventi, le informazioni e basta. Per andare a navigare all'interno dell'applicazione avete a disposizione queste tre, in basso a sinistra, linee orizzontali in cui potete navigare in tutto ciò che può fornirvi l'applicazione, che sono ad esempio le informazioni, quindi vedete innanzitutto qualche curiosità, qualche titolo storico del comune, quindi anche il numero di abitanti, la superficie, il CAP e il prefisso. Per quanto riguarda le notizie, sono riportate di pari passo tutto ciò che avete visto prima all'interno del sito. Vedete che anche qui la prima che esce, la più importante, è il bando assegnazione alloggi abitativi. Dopodiché, scorrendo, se ne vedono soltanto tre, ma tutte le altre sono visualizzabili al di sotto della schermata di home page. Una notizia è formata in questo modo. Quando vi cliccate, vedete che trovate in primo piano l'immagine della casetta, che ora purtroppo col problema di connessione che ho oggi non si vede, però c'è, e la scritta di cosa si parla all'interno della notizia stessa, con ovviamente la data di pubblicazione. Due immagini, due icone in alto a destra, la possibilità di andare a condividere con amici, parenti, colleghi, quello che volete, la notizia, quindi su tutti i canali social, via email o via sms, e la possibilità di leggere gli allegati, leggere e guardare tutti gli allegati, che possono essere brochure oppure possono essere calendari, eccetera, eccetera. Gli eventi hanno lo stesso identico layout grafico rispetto alle notizie. Hanno come plus la possibilità di andare a calendarizzare l'evento stesso, quindi attraverso il tasto salva avete la possibilità di ricevere un reminder, ricevere una notifica push che vi ricorda l'inizio dell'evento 10 minuti prima o un tempo che potete impostare voi, ma anche la possibilità di visualizzare in mappa dove si sta svolgendo l'evento stesso in corso. Quindi in questo caso in via Dante numero 1, se clicco la mappa mi apre in parallelo una nuova pagina di navigazione, una nuova applicazione in cui vengo lanciato direttamente con la navigazione senza dover per forza andare a ricliccarci. La parte dei rifiuti è molto molto intelligente, perché c'è la possibilità di andare a visualizzare, una volta che chiaramente verrà implementata al 100%, tutte le tipologie di rifiuti e quando portarle fuori
dalla vostra abitazione. C'è la possibilità anche qua di andare ad attivare un reminder, quindi attraverso questa campanella vi verrà ricordato sul vostro smartphone quando è il giorno di portare fuori il cartone, quando si porta fuori il vetro e così via. Per quanto riguarda il glossario, se avete un dubbio su dove buttare qualcosa, ad esempio Tetra Pak, io vedo che cliccando su Tetra Pak all'interno del community center di Giala verrà buttato nella carta. Mi si descrive cos'è il Tetra Pak e quali sono le istruzioni per il suo smaltimento. In ultimo, rettini ingombranti, non è altro che un numero da chiamare quando avete bisogno di buttare via qualcosa che sia ingombrante, come i beni durevoli di consumo uso domestico, e dicono se è solo su prenotazione oppure no. I punti di interesse sono un insieme di tutto ciò che ha un forte interesse da parte del cittadino all'interno del comune o nei limitrofi confini. Ad esempio, questo è tutto ciò che voi avete all'interno della vostra applicazione. Se avete bisogno di filtrare qualcosa perché state cercando una chiesa, basta andare a cliccare sul tasto di filtraggio chiesa, confermare, e vedete che all'interno della frazione di Corte Sant'Andrea ci sarà la presenza di questa chiesetta. In ultimo, il turismo sono delle cose aggiuntive che sono state inserite all'interno del comune di Senna, in cui navigandoci potete essere mandati su alloggio, sulla ristorazione, se ci sono delle esperienze vicine o tipicità e servizi. Fascicolo digitale è una cosa, esatto, è una cosa che era molto personale, quindi io ovviamente non posso farvela vedere ora, ma vi aiuta nella compilazione di alcuni dati personali. Prima di salutarvi ci tenevo a dare una definizione un po' più specifica di cos'è Municipium per noi e per la cittadinanza. Municipium è un ecosistema di comunicazione vera e propria, perché permette ai comuni di andare a dialogare con i cittadini e viceversa. L'applicazione è raggiungibile per chiunque, quindi scaricabile per iOS, per Android o per qualsiasi altro tipo di dispositivo, e possiede tre ambiti, come abbiamo visto in questa breve dimostrazione. L'ambito numero uno è senz'altro una raccolta di informazioni che dal comune arrivano al cittadino, mentre il secondo ambito sono i servizi in cui il cittadino va a dialogare con il comune, e in ultimo sono tutti i servizi interattivi che sono a disposizione di questa app. Parlando prima vi ho detto che c'è la notifica push, quindi come ormai la stragrande maggioranza di tutte le applicazioni ha questa notifica che va ad intercettare in diretta il cittadino, che è sintomo di grande differenza rispetto all'assenza di una notifica, perché è proprio una linea sottile tra una comunicazione invisibile e una che è in grado di andare a raggiungere tutti i cittadini nel tempo esatto in cui viene pubblicata. Quindi questa era un po' la definizione di Municipium. Io mi scuso innanzitutto per il disguido che abbiamo avuto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Daniele, ti perdoniamo. Con appunto la presentazione di adesso abbiamo appunto visto un po' a 360 gradi la misura 141 del comune di Senna, quindi come dicevo prima l'evento appunto di oggi potrà essere tranquillamente rivisto, quindi ecco, poi forniremo come dicevo anche il video poi al comune. Noi abbiamo terminato, salutiamo appunto i presenti in sala e tutti coloro poi che vedranno il video anche nei prossimi giorni, e non ci resta che augurarvi una buona serata, quindi grazie ancora a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci.